città di Marigliano offre ai tanti presenti la sua notte bianca. La Notte Bianca di Marigliano è un perfetto esempio di sinergia tra istituzioni e privati. Sindaco, un vero e proprio successo. Mi auguro di sì e che questa iniziativa possa essere la prima di una lunghissima serie. Abbiamo iniziato questo esperimento grazie pure alla collaborazione dei ragazzi della Proloco che da pochi mesi si sono costituiti e grazie pure al direttore artistico che ci sarà una grossa mano con la sinergia e la partecipazione attiva di tutti i commercianti. Sta riuscendo abbastanza bene il nostro primo evento. Auguriamoci che possiamo portare avanti questo discorso. Dopo i saluti del sindaco Antonio Sodano, parliamo con il direttore artistico della manifestazione, Angelo Iannelli. Un vero e proprio grande team, una platea d'eccezione su quel palco. Sì, io dico che la macchina comunale ha funzionato bene. Tu sai, Rosaria, io ho lavorato in molti comuni, ma Marigliano è veramente una famiglia, ho visto un sindaco predisposto a queste iniziative, sono felice che ecco, questa città sta crescendo, vuoi per l'amministrazione, vuoi per il sindaco, vuoi per la Proloco che è una squadra, veramente una squadra nuova, giovani talenti, ragazzi splendidi. Stasera abbiamo visto Gianni Simioli, Colasurdo, il divieto di transito, Martina De Filippo, c'è tutto, è una notte bianca sperimentale ma che sta funzionando, la gente risponde bene, quindi posso solo dire che Marigliano sta crescendo e soprattutto la gente ha risposto bene. Il mio applauso va, come ho detto prima, all'amministrazione comunale ma soprattutto alla Proloco città di Marigliano. Con noi il presidente della Proloco cittadina Santoro Nappi, un vero successo questa notte bianca. Sì, infatti nonostante il cattivo tempo che ci sta accompagnando da questi giorni siamo riusciti a mettere su un bel evento. La cittadina ha risposto molto bene, molto numerosa e non si può fare altro che ringraziare l'amministrazione comunale che ci ha permesso di fare questa manifestazione. Volevo ricordare solo che noi della Proloco siamo un'associazione giovane, fatta di giovani e questo è stato un evento sperimentale che speriamo di portare avanti nel corso degli anni. Il strone della Notte Bianca a Marigliano è Gianni Simioli. Buonasera a tutti, tolgo il cappello perché insomma è da gentleman farlo quando si entra a casa di qualcuno. Buonasera, lo rimetto perché come vedi sono 5 gradi e senza capelli insomma non si possono affrontare i 5 gradi. È una serata molto fredda però la tua simpatia e la verve del team realizzato, messo insieme da Angelo Iannelli comunque ha fatto sì che la Notte Bianca riuscisse molto bene, c'è tanta gente. C'è tantissima gente, magari non ancora qui sotto al palco però in giro per l'estate di Marigliano sì, tanta gente, una notte bianca riuscitissima e sono fondamentali queste iniziative perché insomma rianimano i piccoli centri di provincia, le piccole città meravigliose come questa di provincia, laddove in provincia ci sono veramente tantissime persone per bene, tanta voglia di fare, forse molto più che in città, nelle grandi città, c'è veramente un fermento culturale notevole e Marigliano è sicuramente tra queste cittadine. Con noi uno dei protagonisti di questa notte bianca a Marigliano, Marcello Colasurdo, la sua tamburiata anche qui. Sì, le nostre tamburiate vanno bene in tutti i contesti, specialmente in questa notte bianca che si fa qui per la prima volta a Marigliano e dove praticamente si festeggia questa notte prenatalizia, diciamo. Qua approfitto per ringraziare tutti gli organizzatori, la Proloco. E no, è importante fare queste iniziative perché
è una cosa culturale molto importante. Poi portare la tradizione anche in questi luoghi dove proprio è nata, diciamo così, la Tamuriata, che poi magari vi faremo sentire più là. Ora stiamo facendo un po' di inferta per strada, c'è l'offerta, che si chiama, è un canto natalizio che si fa proprio in questi periodi, è un canto popolare. E con questo auguriamo a tutti voi buone feste, buon Natale, buon anno, prospero e felice per tutti quanti. La simpatia contagiosa di Loredana Simioli ha scaldato il pubblico della Festa Bianca di Marigliano, una straordinaria marearca. Grazie, diciamo che il pubblico era pure molto caldo, quindi quando me lo danno io gliela do. Prossimi progetti? Prossimi progetti, sicuramente teatro, e poi continuo a fare provini per il film, perché il mio obiettivo è il cinema. Con noi il Presidente Russo. Presidente, cosa significa questo genere di manifestazioni per i comuni come Marigliano? Negli anni scorsi ci si è allontanati dai propri territori, si è ritenuto la propria strada, il proprio quartiere, il proprio centro storico un vincolo e non un'opportunità. Mi pare che viceversa la capacità di recuperare il rapporto con il proprio selciato, con la propria strada, è un valore, e questo valore va riconosciuto in un confronto del cittadino col proprio spazio, con la propria piazza, con la propria strada. Mi pare che questa valorizzazione vada in questo senso, recuperi quindi il rapporto con la propria città, con le tradizioni, con la cultura, con la storia dei luoghi, insomma una impostazione intelligente e moderna che, partendo dal passato, guarda al futuro. A tutti gli amici di Eventi in Anteprima un saluto pieno d'affetto da Fiorella Mannoia. Voglio fare un saluto, un augurio a tutti gli eventi in anteprima, sia a quelli che la fanno, sia a quelli che la seguono, sia a quelli che la vedono. Veramente auguri e saluti da Francesco Paolo Andoni. Ciao, vi voglio bene. Ciao. Ciao. Anteprima. Beh, siccome la musica crea degli eventi, un saluto particolare da Gigi Finizio a Eventi in Anteprima. Ciao, sempre in anteprima. E allora dai camerini del Teatro Verdi di Salerno un abbraccio, un saluto affettuoso, direbbe Marzullo, alla trasmissione Eventi in Anteprima. Wow! E venite a vedere il teatro, perché abbiamo bisogno del teatro, e un po' meno la televisione, quella non fa bene, insomma. Spegniamola. Sì, non in questo momento, però. Non in questo momento. In altri momenti. Esatto, in altri momenti. Un bacio a tutti.